faccio neanche seminari, perché per fare seminari mi richiedono, non faccio neanche seminari perché per fare seminari bisogna avere qualcosa da insegnare. Io non ho nulla da insegnare, io racconto le mie curiosità. E le racconto, come sanno gli organizzatori, perché vengo chiamato a raccontarle. Perché se io ho superato abbondantemente le 100 conferenze in meno di 3 anni, non ho più vita privata. E come sanno gli organizzatori, io parlo gratis. Quindi io vengo chiamato a raccontarle e io le racconto. Se la gente smette di chiamarmi, io smetto di fare conferenze, ma dal giorno dopo torno a fare quello che facevo 3 anni fa. Faccio ciclismo sulle Alpi, al sabato e alla domenica. Quindi, voglio dire, io racconto le mie cose e dico quindi, racconto, metto lì le mie patate lesse. La gente passa, può dire che schifo le patate lesse e mangia. Benissimo, fantastico, no, per me non c'è problema. Però dico, visto che ormai ho iniziato, e via, lasciatemi mettere le mie patate lesse. E invece diciamo che si fa di tutto perché io smetta. In un certo posto c'era anche scritto: nonostante tutto, Biglino procede imperterrito. Sì. Sì. Mauro, scusa, posso fare una domanda? Prego. No, volevo dire, no, se tanto prima di te altri hanno notato queste dissonanze, quindi che cosa hanno fatto? Hanno continuato a mettere Ma sotto la per la sabbia? verità sono usciti anche dei libri che però non hanno avuto, cioè ci sono altri che hanno notato queste cose e le hanno scritte, che le hanno scritte apertamente. Cioè, io non ho scoperto nulla, sì, perché io non ho scoperto nulla. Non sono il primo in nulla. Diciamo che ho l'incoscienza di dirle forse in un certo modo, perché mi rendo conto che è incoscienza. E capisco anche che se alcuni hanno visto queste cose e hanno taciuto, capisco anche perché hanno taciuto, eh. Te lo dico molto, molto serenamente, capisco perché hanno taciuto. Si vive meglio. Erano più coscienti. Allora, dicevo, io metto lì le mie patate lesse e ognuno ne fa quello che vuole. Quindi adesso poi vediamo appunto alcune di queste patate lesse. Allora, io in questi anni ho detto e scritto appunto che la Bibbia non parla di Dio, la Bibbia non parla dei mondi spirituali e le figure degli angeli nella Bibbia non hanno nulla a che vedere con le figure spirituali, ma erano individui in carne ed ossa. Ho detto che i cherubini, a differenza degli altri, a differenza dei malachim, che non essendo angeli erano almeno individui in carne ed ossa, i cherubini non solo non erano cherubini biblici, poi se esistono le corti angeliche, io non me ne occupo, io parlo di quelli lì, i cherubim della Bibbia. Non solo non erano angeli, ma non erano neppure individui, erano macchine. Ho scritto che nell'Antico Testamento, dedicato un capitolo intero, a documentare che nell'Antico Testamento Satan, cioè Satana, non esiste. Non c'è. Ho scritto che nella Bibbia non si parla di creazione, neppure nel primo versetto della Genesi. Sapete quello in cui c'è scritto in principio Dio creò i cieli e la terra? No. Di lì comincia un'altra storia. In questo libro ho analizzato tutte le ricorrenze in cui c'è il verbo, nella Bibbia, in cui c'è il verbo bara, che è il verbo che viene tradotto con creare. Non significa mai creare, tantomeno creare dal nulla, neppure una volta, neppure in quel primo versetto lì. Ho scritto che i miracoli, cosiddetti miracoli della Bibbia, non sono miracoli, cioè non sono prodotto dell'intervento del soprannaturale, ma sono, come dire, attività che ovviamente stupivano la gente perché erano fatte con delle conoscenze tecnologiche che rispetto al popolo ovviamente erano decisamente più avanzate, quindi queste cose stupivano. Ho scritto che la Bibbia parla di ingegneria genetica. Ho scritto che la Bibbia ci racconta dei due DNA con cui noi siamo stati fatti. E questo è tutto nei libri. Adesso nel nuovo libro, che è diverso da queste qui, scrivo altre cose in un modo un pochettino diverso, ma questo qui poi sarà più avanti. Allora, ci sono tutta una serie di cose su cui ho avuto delle conferme, conferme notevoli, da parte dell'esegesi ebraica,
su varie cose, Mauro ha ragione. La Bibbia, come egli afferma, non è un libro di religione. Che la Bibbia parli di ingegneria genetica è noto da sempre agli ebrei attraverso il Talmud. È noto da sempre. Io non mi occupo del Talmud. Io sono contento di aver ricavato questa cosa leggendo la Bibbia dei Masoreti e provando a raccontare ciò che mi pare di leggere. Qui mi si dice che lo sanno da sempre attraverso il Talmud, è, diciamo, la letteratura extrabiblica. Per alcuni, tra l'altro, il Talmud, alcuni esegeti di cultura israelitica, il Talmud è più importante della Bibbia. E anche questa cosa qui non è contestabile, perché potrebbe essere proprio vero. Cioè potrebbe anche essere vero che il Talmud è più importante della Bibbia. Nessuno può affermare che non è vero. Nessuno. Potrebbe benissimo. Il Talmud è un prodotto del pensiero degli uomini, la Bibbia è un prodotto del pensiero degli uomini. Lì si mette vicini e si può stabilire quale dei due, qualcuno può stabilire quale dei due è più vero. Io non ho nulla da dire, nel modo più assoluto. Nulla da dire. Poi parliamo un attimo dell'ingegneria genetica perché è importante. I cherubini, è noto agli ebrei attraverso il Talmud che sono degli oggetti meccanici, e qui si riferisce ai cherubini messi sull'arca dell'alleanza, una specie di robot che servivano a proteggere l'arca, ovvero la cassaforte che conteneva cose preziosissime e nel frattempo pericolosissime. Questo era un congegno di protezione ad alta tecnologia, sicuramente più efficiente dei sistemi oggi usati nelle banche moderne. Esegesi ebraica. Il capitolo sul Satan, Mauro Biglino, scrive questo esegeta, lo ha egregiamente trattato e su ciò gli faccio i miei migliori complimenti. Satan non esiste. Viviamo tranquilli, eh? I due racconti della creazione dell'uomo ci parlano, qui hanno ripreso il titolo di una frase che è dentro il dialogo della Bibbia, i due racconti della creazione dell'uomo ci parlano dei due DNA con cui siamo stati fatti. Risposta, vero, ma a differenza di ciò che dice Biglino, e adesso lo vediamo. Poi scrivono, mi ricordo più dove, comunque tutti i miracoli della Bibbia non sono di origine, cioè nessun miracolo della Bibbia è di origine soprannaturale, ma sono di ordine tecnologico. Allora, ci sono tutte queste conferme che poi portano però ad un contrasto che è insanabile tra me e l'esegesi ebraica, e certa esegesi ebraica, perché ce n'è altra che non fa rumore, che mi scrive che è d'accordo con me. Ma siccome me lo scrive in privato, non conta nulla. Allora, il problema nasce non sono laureato in ingegneria, non so come far girare sto roba. Allora, il problema nasce da questa roba qui. Come vedete non sono neppure laureato in calligrafia. Allora, nasce da questa roba qui. Elion, Elohim, Yahweh. Questi sono i tre termini che nella dottrina tradizionale rimandano a Dio. Quando voi nella Bibbia vostra leggete Altissimo, in ebraico c'è Elion. Quando nella Bibbia vostra leggete Dio, in ebraico c'è Elohim. Quando leggete il Signore o l'Eterno, in ebraico c'è Yahweh. Più delle volte c'è Yahweh, per la verità. Ma comunque, siccome nell'uso è entrato Yahweh, c'è Yahweh. Allora, intanto questo qui è, appunto, lo sappiamo tutti, nel nome di Dio. Presunto. Tra l'altro una annotazione. Quando è che compare questo nome? Fa due comparse,
nella Bibbia che abbiamo in casa. Una è all'inizio, quando si dice che gli Elohim fecero Adamo ed Eva. Adamo ed Eva fanno, poi parliamo di Adamo ed Eva che non sono i progenitori dell'umanità. Allora, Adamo ed Eva che fanno Caino e Abele, Caino uccide Abele, Adamo ed Eva fanno un altro figlio che si chiama Set, il quale fa un figlio che si chiama Enosh, e nella Bibbia dei Masoreti c'è scritto che al tempo di Enosh si cominciò a chiamare il nome di Yahweh. Il che vuol dire che Adamo, Eva, Caino, Abele e Set probabilmente non conoscevano Yahweh. Oppure lo chiamavano in un altro modo. Però non lo so. Poi ricompare nel periodo dell'Esodo, cioè quando Mosè porta fuori la gente dall'Egitto, e siccome Mosè era l'intermediario tra lui e il popolo, e quindi Mosè poneva delle domande a questo signore, a un certo punto gli dice: io devo parlare con il popolo, gli devo insomma spiegare, e quindi tu chi sei? Cioè chi gli devo dire che mi ha mandato? È ovvio che questa domanda non la si fa a Dio, no? Perché Dio è Dio. Ma Mosè sapeva bene che questo non era Dio. Allora lui gli dice una frase, Eye Asher Eye, che viene tradotta in tanti modi: io sono quello che sono, io ero quel che ero, io sarò quel che ero, e gli dice: mi ricorderete con questo nome. Cioè, meglio, non è che gli dice: mi ricorderete con questo nome, gli dice: mi ricorderete con quelle consonanti, perché le vocali non sappiamo quali fossero. Però abbiamo detto prima che è certo che al tempo di Mosè la lingua ebraica non esisteva. Allora in che lingua l'ha detto lui il suo nome? In che lingua ha pronunciato questi suoni? Questi suoni hanno ricevuto le vocali, no, pardon, questi suoni sono stati pronunciati, diciamo così, una media, tra il 1400 e il 1300 avanti Cristo. Più o meno Mosè viene collocato lì, qualcuno lo colloca un po' prima, un po' dopo, ma tanto secolo più, secolo meno non ci cambia la vita di nulla, anche perché tanto non possiamo determinarlo. Quindi. Allora, vengono pronunciati questi suoni che ricevono, che vengono scritti circa 4 secoli dopo e che ricevono le vocali 1600 anni dopo. Quindi cosa sappiamo di questo nome? Una sola cosa sappiamo, questa sì, che è certa. Che questo nome nell'area medio orientale era conosciuto prima che lui lo dicesse a Mosè, ed era conosciuto da altri popoli che l'hanno lasciato scritto. Ci sono tutti i ritrovamenti epigrafici che parlano di questo Yahweh che governava in quel territorio lì. E Mosè è entrato in contatto con lui quando è entrato nel suo territorio, cioè nel territorio che dipendeva da lui. Ma questo nome era conosciuto prima. Noi facciamo finta che sia Yahweh il suono. Quando c'è una cosa che mi ha fatto molto piacere, che mi ha fatto notare una persona che è un esperto di patristica, che mi ha già fatto 4 interviste lunghe, molto lunghe, che sono su YouTube. Io appunto da quando parlo in pubblico ho detto, dico sempre, quando Mosè ha chiesto a lui: tu chi sei? Io dico, se io fossi stato al posto di questo signore, cioè fossi stato il comandante in capo, il superpotente, e avessi avuto il mio comandante in campo che mi chiede tu chi sei, io gli avrei detto: io sono quello che sono, tu fatti gli affari tuoi, esegui solo i miei ordini. Mi ha fatto notare questo esperto, questo studioso di patristica, che nella traduzione della Bibbia della Giuntina, quindi di area ebraica, in una delle note, Riccardo Disegni, rabbino capo, ha scritto che lì probabilmente c'è scritto che lui gli risponde: il mio nome non ha nessuna importanza.